Buonasera innanzitutto, io sono contento di essere qui questa sera perché quando parliamo di filosofie, di altre parole non ancora sdoganate, che sembrano quasi delle parolacce, in un mondo che va così veloce, che va così, così in streaming per certi aspetti, o quale ruolo secondo te può avere la filosofia in un mondo di questo tipo? Grazie, grazie innanzitutto per avermi invitato a questo evento a Trieste. Entro subito nel merito della questione sollevata. Io credo che il ruolo della filosofia sia fondamentale in generale, ovviamente, perché fa parte, come dire, della natura umana essere filosofica per sua essenza. Ecco, l'uomo è animale filosofico perché si pone delle questioni fondamentali, non soltanto chi fa filosofia di professione, si intende, ma ogni uomo in quanto tale si pone delle domande che riguardano quella che potremmo chiamare una ontologia originaria, un modo di porsi quesiti sul proprio essere al mondo, sul senso della realtà di cui è parte e così via. Quindi potremmo dire che tutti gli uomini sono potenzialmente filosofi, anche se poi in concreto si diventa filosofi operativi solo educandosi, ecco, educandosi al pensiero, con lo studio, con la prassi e così via. In generale oggi la filosofia è più importante che mai perché la filosofia è il proprio tempo pensato nel mondo dei concetti, quindi la filosofia è essenzialmente il modo con cui noi cerchiamo di elaborare concettualmente la nostra relazione con il mondo oggettivo, con il mondo storico, con l'epoca in cui siamo, e quindi la filosofia svolge un ruolo assolutamente centrale da questo punto di vista. Il filosofo, se dovessimo provare a darne una stringatissima definizione, potremmo dire che il filosofo è colui il quale pensa il proprio tempo storico e insieme pensa l'eterno. Cosa vuol dire pensare il proprio tempo storico e insieme pensare l'eterno? Significa provare a cogliere ciò che c'è di vero, di giusto e di buono nel proprio tempo storico e quindi porre in correlazione il proprio tempo storico con qualcosa che non si risolve puramente nel proprio tempo storico. Ecco, questo fa, credo fondamentalmente, dovrebbe fare la filosofia. Il problema è che oggi molta parte di quella che si dichiara filosofia in verità finisce per essere semplicemente una serenata per lo status quo, io la chiamo, ossia una sorta di apologetica dell'esistente che viene in qualche modo glorificato da filosofi, intellettuali, operatori delle superstrutture, ecco, direi con Gramsci, operatori delle superstrutture che anziché elaborare in maniera, diciamo così, pensante il proprio la posizione di noi tutti all'interno della società, cercano semplicemente di giustificare il mondo così com'è, giustificare i rapporti di forza. Allora questa solo impropriamente può dirsi filosofia perché andrebbe più specificamente qualificata ideologia. L'ideologia è il modo con cui noi cerchiamo di contrabbandare per vero ciò che in realtà è l'interesse della parte. Sì. L'ideologia questo opera, per cui uno dei compiti primari della filosofia è quello di distinguere se stessa da quella falsa filosofia che è la sofistica ideologica, potremmo chiamarla così.